Pardonnez-moi. Merci. Grazie. Grandi centrali, permette così la generazione distribuita in piccoli impianti, sparsi su tutto.
territorio. Per averne una parte di tutta l'energia prodotta in Italia, il 6% circa viene perso nel trasporto. Usare meglio l'energia. Un buon esempio viene da alcune centrali termoelettriche che recuperano il calore di scaldo per alimentare il riscaldamento delle case a turno all'impianto.
Lasci. Il computer è lo strumento che più di ogni altro ha segnato il passaggio dal XX al XXI secolo, vivendo nel giro di poche decine d'anni un'incredibile trasformazione. Intorno alla metà del Novecento vengono realizzati negli Stati Uniti i primi computer universali, impiegati in campo bellico e strategico. Si tratta di enormi calcolatori a valvole elettroniche che occupano intere stanze. Il primo di questi, l'ENIAC, viene presentato nel 1946, suscitando molto clamore. Pochi anni dopo nasce anche l'UNIVAC 1. Si tratta ancora di un gigante, ma è il primo computer costruito in serie e commercializzato. Il passo successivo si deve all'invenzione del transistor, che andrà a sostituire le ingombranti valvole e aprirà la strada, negli anni 50, a computer più piccoli, più veloci e più economici. Il primo di questi è il Tradic, che viene sperimentato nel 1955, ma sarà la Siemens, nel 1957, a commercializzare il primo modello definitivo, il 2002. All'inizio degli anni 60 in America si continua a lavorare alla riduzione delle dimensioni e all'aumento della potenza. Con l'introduzione dei circuiti integrati inizia l'era della miniaturizzazione dei circuiti elettrici. Questi cambiamenti permettono un progressivo abbassamento dei prezzi e nel 1963 viene commercializzato il PDP-8, che entra in numerose scuole americane e diviene uno dei primi computer a disposizione degli studenti. Ma la vera rivoluzione informatica ha inizio con gli anni 70, quando cominciano a diffondersi i primi microprocessori. È l'inizio di un cammino che porterà i computer all'interno delle case, mutando definitivamente le nostre abitudini. Con la nascita della Apple comincia la corsa verso la creazione di strumenti sempre più innovativi. Nel 1977 viene lanciato sul mercato l'Apple II, il primo personal computer con cui è possibile interagire grazie alla presenza di mouse e icone e che avrà un enorme successo commerciale. Ma la caratteristica di un computer di essere costituito da hardware e software permette alla Microsoft di creare software sempre più elaborati e semplici per tutte le attività lavorative. Il computer diventa portatile e sempre più piccolo e potente. La grande diffusione di questi strumenti e la contemporanea evoluzione dei sistemi di telecomunicazione consente, nel 1990, a Tim Berners-Lee la creazione del World Wide Web, la rete informatica in grado di mettere in comunicazione tutti i computer del mondo. Oggi, nell'era dei social network, si affacciano nuovi strumenti ad alta tecnologia che fanno ormai parte della nostra vita di tutti i giorni, consentendoci di inviare mail, ascoltare musica, parlare al telefono o leggere il giornale. Tutto con un semplice tocco delle dita. It filled the room. It cost, in today's money, $3 million. It had less power than a modern pocket calculator. Yet people at the time thought America would only ever need 6 such machines. Join us as we tell the remarkable story of a machine that changed the world. It changed the world of politics. UNIVAC is going to try to predict the winner for us. Have you got a prediction for us, UNIVAC? It changed the world of business. It got smaller, cheaper, and better.
faster than any technology in history. If the auto industry had moved at the same speed as our industry, your car today would cruise comfortably at 1,000,000 miles an hour, probably get 500,000 miles per gallon of gasoline. But it would be cheaper to throw away your Rolls Royce and buy a new one and park it downtown for the evening. Some people became very rich, like Steve Jobs and Stephen Wozniak, who started Apple Computer, the fastest growing company in history. Millions of computers were made. Some hated them.